Vincenzo Manco, presidente nazionale WISP. Il mio rapporto con il gioco deve essere necessariamente spostato sul terreno del piacere, del benessere e alla fine del gioco stesso. La WISP è una di quelle organizzazioni che investe sul terreno del gioco in quanto fattore educativo, fattore della crescita intellettuale e fisica, capacità di relazione, quindi il gioco visto come uno degli elementi e delle opportunità di cittadinanza che fa crescere un'intera comunità. E la WISP deve anche avere la capacità di utilizzare la cultura del gioco all'interno delle reti sociali. La nostra convenzione, il nostro protocollo d'intesa con Giona, cioè con le città del gioco, rappresenta un elemento di coerenza della nostra organizzazione e l'aver istituito all'interno del nostro modello associativo l'area giochi che recupera i giochi tradizionali e i giochi in genere mettendoli appunto a disposizione della crescita di una comunità e quindi della capacità di essere un'associazione prossima alle istituzioni e alla comunità di tutta Italia. Io sono uno che purtroppo gioca poco, ma per questioni di tempo. Quando ce l'ho il tempo riesco a utilizzarlo anche con mio figlio che ha 16 anni, quindi è uscito diciamo dalla fase come si può dire completamente d'evasione del gioco, un gioco invece che richiede maggiore, come dire, ricerca e anche maggiore impegno, ma mi piace farlo. Per esempio io ancora quando posso ho le mie scatoline di Lego, acquisto i Lego per mio figlio, anche se a differenza delle vecchie casette o delle vecchie piccole forme diciamo geometriche che si costruivano quando io avevo la sua età, oggi tra gli aerei di Star Wars o quant'altro ho ancora piacere a stargli vicino e a poterlo fare. E spesso e volentieri mi piace anche riscoprire il gioco attraverso i racconti dei fumetti. Sono un grande appassionato di fumetti, mio figlio senza alcuna diciamo forzatura da parte del sottoscritto, sono sincero, e sta acquisendo la stessa passione e spesso e volentieri rispetto a quelli che sono racconti e situazioni, anche numeri che sono presenti all'interno dei vari fumetti, da Zagor a Tex, da quelli anche più moderni, da Orfani a Dragonero e quant'altro, fino ad arrivare a Dylan Dog, beh, insomma, ogni tanto ci costruiamo i nostri giochi. Toccati credo che sia una grande occasione, una grande opportunità per essere una risposta a quello che è, come dire, la deriva che abbiamo anche oggi trattato nel nostro convegno, la deriva del gioco d'azzardo. Il gioco deve essere appunto un elemento e una occasione di relazione, di prossimità, di benessere, di bellezza anche della predisposizione, della messa a disposizione delle proprie capacità creative e del proprio corpo. Il Toccati, per come è stato pensato, per come viene svolto, per la centralità nel rapporto con la comunità e quindi con la città di Verona, assume questo sostanziale significato. Credo che sia una delle più belle risposte che vede anche la partecipazione della WISP, non solo al gioco d'azzardo, ma alla deriva culturale di come nel tempo l'evoluzione del gioco sia stato purtroppo strumentalizzato, facendone perdere appunto i cardini educativi e i cardini sociali e relazionali.